Ciao ragazze, allora oggi vorrei fare un video di recensione su un prodotto per le nostre unghie. Sto parlando del Peg Sage. Peg Sage è la marca di smalti ma anche di trucchi e quindi di cosmetici. In particolar modo io la conosco per appunto i prodotti per la cura delle unghie. Allora, due parole veramente, sarà una recensione molto breve su questo prodotto. Allora, è un prodotto con il quale mi sono trovata benissimo. Parlo in particolare non dello smalto normale né dell'olio per le cuticole, parlo del Peggy Sage Cura Endurance Express, che è praticamente un indurente, ed è indicato per chi ha praticamente le unghie che si sfaldano, si rompono in maniera molto facilmente. Allora, devo dire che di questo prodotto io me ne sono innamorata prima che mi sposassi perché non ho mai avuto particolari problemi di unghie, nel senso mi sono sempre cresciute abbastanza bene, non si sono mai sfaldate particolarmente, tant'è che prima che si iniziasse con la moda delle colate gel o degli smalti semipermanenti, io utilizzavo questo prodotto ed avevo delle unghie che veramente sembrava avere effetto gel. Perché poi la colorazione di questo prodotto, che è questo, praticamente è questo qui, vediamo se si riesce a vedere qualcosa, non lo so se si vede, eccolo qua. Praticamente è un color bianco latte, molto delicato, molto bello, e praticamente dà questo aspetto di unghia sana, molto molto curata, e effettivamente fa quello che promette, quindi le unghie crescono bene. Sono forti, è un bel prodotto. Allora ripeto, io quando lo usavo sembravo la rappresentante della Peggy Sage, perché quando andavo dal parrucchiere o ovunque mi trovavo, c'erano persone che guardavano le mani e dicevano: signora, ma come fa ad avere le unghie così belle? Perché veramente erano lunghissime, ma lunghe, 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 curate, resistenti, veramente delle belle unghie. E io ogni volta dicevo: no, sì, io veramente utilizzo questo prodotto, che è fantastico. Poi magari la volta dopo dal parrucchiere, cioè io elencavo le caratteristiche, la volta davo il nome, la specifica del prodotto, facevo una mini recensione praticamente del prodotto. Poi quando le rivedevo la volta successiva, magari dal parrucchiere, ripeto, loro avevano queste unghie bellissime anche loro e dicevano: grazie perché questo prodotto è stato fantastico, mi ha risolto le unghie, mi ha risolto il problema delle unghie. Insomma, erano tutte molto soddisfatte, tant'è che io dicevo: ma mi sa che devo contattare la Peggy Sage perché mi devo far pagare. Perché le sto facendo vendere, le sto facendo comprare tantissimi. Allora, tornando seri, è un prodotto effettivamente molto valido. Allora, secondo quella che è la mia esperienza con questo prodotto, aveva però una controindicazione. Allora, io ho le mani molto molto sensibili. Infatti spesso si fanno le unghie a viola, proprio a viola, magari per il freddo, magari una persona. C'è un'altra persona ha le mani normali, io invece ho queste mani violacee sulle unghie perché sono molto molto sensibile al freddo e al caldo. E ogni volta che io mettevo questo smalto, infatti, avevo praticamente un problema che mi sentivo le mani congelare, proprio come se avessi messo le mani nella neve e dopo avevo le mani congelate. Per cui è un prodotto che io utilizzavo prevalentemente d'estate, proprio perché comunque insomma questo effetto troppo freddo mi dava molto fastidio. Però parlando con mia madre, perché poi l'ho consigliato a mia madre, l'ho consigliato a mia sorella, insomma l'ho consigliato a tante persone, loro non avevano questo tipo di problema con questo prodotto, per cui ho iniziato a pensare che fosse un problema mio. All'epoca io non ero molto molto ferrata diciamo, sui prodotti, ingredienti, cosa fa bene, cosa fa male. Sapevo solo che è un prodotto che mi piace e che quindi io utilizzavo. Sopportavo questo dolore, però andavo avanti. C'è stata una notte in particolare, non la dimentico più, perché io mettevo lo smalto prevalentemente la sera prima di andare a dormire. Comunque non riuscivo a prendere sonno perché queste mani mi facevano un male esagerato. Tant'è che alle 3 di notte mi ricordo che mi sono alzata dal letto e mi sono andata a togliere lo smalto perché non riuscivo proprio a dormire dal dolore che io avevo alle mani a causa, insomma, di questo smalto. Però ripeto, era un problema che avevo io con questo prodotto, le altre persone non l'avevano. Mi sono informata sui ingredienti di questo prodotto e all'interno contiene formaldeide.
Per cui io suppongo che forse è stato proprio quello che mi faceva male alle unghie, perché tutti gli altri prodotti della Peggy Sage che non contengono questo ingrediente non mi hanno creato lo stesso problema. Allora, la cura Indurente Express della Peggy Sage si utilizza in questo modo: non è uno smalto che si mette tutti i giorni, è una cura appunto che una persona fa per dare forza e durezza alle unghie. Quindi, che cosa si fa con le unghie ben pulite? La prima sera si fa una passata di questo prodotto sulle unghie. E poi si va a dormire. Il secondo giorno si fa una seconda passata sul prodotto, cioè sul prodotto del giorno prima, e la terza sera si toglie, e questo si fa per 3 settimane. Quindi un giorno con uno strato, il secondo giorno due strati, quindi uno strato sull'altro strato, e il terzo giorno si toglie lo smalto. Questo fa sì che l'unghia respira, terzo giorno. Però gli altri 2 giorni fa in modo che gli ingredienti, insomma, diciamo, di questo smalto, di questo prodotto, penetrino all'interno dell'unghia e facciano il loro lavoro. Vi voglio far vedere l'effetto che fa sull'unghia. Io adesso ho le unghie molto molto corte perché le taglio, perché con una bimba piccola non mi sembra a caso di avere le unghie lunghe perché potrei farle del male, e quindi le taglio. Però non vi nascondo che io, a causa dell'allattamento, ho avuto un problema, insomma, delle unghie che si scaldavano. Per cui avevo anche pensato di riprovare questo prodotto. Poi ho rinunciato perché, contenendo formaldeide, non è particolarmente indicato. Già normalmente alle persone, cioè per un uso quotidiano, non è proprio indicato. Figuriamoci adesso io che allatto. Diciamo, non è proprio indicato perché non fa bene né a me né alla piccola, per cui io in questo momento non lo utilizzo. Infatti è semipieno perché l'avevo appena comprato. C'è da dire che io per un periodo l'ho utilizzato quasi come base smalto, cioè la tenevo proprio come smalto perché veramente ha un effetto bellissimo sulle mani. Spero che si veda adesso che facciamo la prova, spero che si veda com'è l'effetto. Però non si usa così, ripeto, si usa proprio facendo una cura, perché poi dopo le 2 settimane uno deve smettere, diciamo, di utilizzare lo smalto, questo prodotto anzi, e poi riprendere, diciamo, periodicamente nel caso in cui ci si ripresenti il problema delle unghie fragili. Allora, un secondo e facciamo la prova dello smalto. Allora, questo qui è appunto lo smalto, cioè il prodotto della Peggy Sage. Questo qui. L'odore è molto forte, veramente molto molto forte. Ha il classico pennellino normale, non è né troppo grande né troppo piccolo. Vi faccio vedere sia sul pollice che sull'anulare, perché mi piace molto l'effetto che fa sull'anulare. Allora, il pollice, questo qui, bisogna fare molto molto attenzione quando lo si applica. Io adesso lo metto, poi lo toglierò subito per la questione della formaldeide. Bisogna fare molta attenzione a non far toccare il prodotto sulle cuticole, proprio in virtù dell'ingrediente che c'è all'interno. Quindi bisogna fare attenzione. Questa è una passata. Adesso vedete che sembra molto un bianco latte molto delicato. Poi quando si fa la seconda passata invece è un bel bianco latte quasi da French, veramente molto molto bello. Allora, questo qui praticamente vedete già l'effetto è molto. A me piace molto questo smalto come effetto, devo essere sincera, mi piace molto. Ultimamente io per questo problema delle unghie che si sfaldano faccio la seconda passata per darvi un'idea di quello che è il colore dello smalto, la seconda passata, che sarebbe l'effetto della seconda sera. Si asciuga molto rapidamente, quindi non c'è bisogno di aspettare tantissimo. Allora, come vi dicevo, uno dei prodotti che sto utilizzando adesso in alternativa a questo è l'indurente di Yves Rocher, di cui magari poi vi faccio una recensione se vi interessa, però ancora in questo momento non è che io stia riscontrando grandissimi risultati perché lo sto utilizzando da veramente molto molto poco. Comunque, ecco qui, questo è l'effetto dell'unghia. Vedete com'è bello, veramente. Voi adesso dalla telecamera non lo vedete molto molto bene, purtroppo non si vede benissimo, però è un bianco latte veramente molto bello, veramente ha l'effetto della colata gel. Poi
poi figuratevi che io avevo le unghie, come vi dicevo, allora praticamente avevo le unghie fino a qui, veramente fino a qui, erano molto lunghe, molto molto lunghe, e veramente sembrava che io avessi fatto il trattamento gel all'unghia, ma io non l'ho mai fatto perché non appunto in virtù del problema che io ho, che mi fanno male spesso le mani, non lo faccio proprio per questo. Allora vedete, andate molto molto bello, poi tra l'altro si asciuga veramente molto in fretta. Allora un attimo che adesso vi metto l'inquadratura a posto. Allora, come avete visto, è un prodottino niente male, insomma è molto molto carino come prodotto, molto veramente, io lo consiglio. Allora chi non ha particolari problemi di sensibilità alle mani e insomma non ha questo particolari problemi, quindi insomma, ed è molto curata, quindi non ci devono essere diciamo delle feritine sulle cuticole, poi bisogna fare veramente molta attenzione a non farla andare sulle cuticole, direi che è un prodotto molto valido, cioè fa veramente quello che promette, le unghie risultano dure, resistenti, brillanti, veramente molto molto bello. Ripeto, io lo usavo anche come base, tanto che mi piaceva l'effetto. Il costo non è neanche particolarmente eccessivo. Allora vediamo se riesco a trovare, perché purtroppo non ho più lo scatolino di fuori. Allora sono 11 ml di prodotto, il costo si aggira intorno agli 8 euro, ma c'è anche chi lo vende a 7 euro, chi a 9, generalmente io lo pago intorno ai 7,50 euro, comunque è un buon prezzo considerando che è un prodotto che non è uno smalto che voi utilizzate spesso, per cui si consuma facilmente, ripeto è una cura che si fa periodicamente per ottenere un risultato diciamo desiderato per chi ha problemi di unghia che si sfaldano, di unghie che si sfaldano o che si spezzano. Quindi niente, questo è il mio prodotto, lo consiglio, sì, lo consiglio veramente a chi non ha, ripeto, grossi problemi, ma facendo molta attenzione al prodotto, perché contiene appunto, ripeto, contiene la formaldeide, che non è un ingrediente diciamo buono, nessuno smalto, c'è niente, non va bene, non è un buon ingrediente, fa male, è molto tossico, per cui fate attenzione a non farlo andare sulle cuticole in modo da non far penetrare la formaldeide all'interno insomma della pelle. E usatelo con moderazione, veramente come cura, non come smalto, e avrete i risultati sperati. Io mi sono trovata veramente molto bene, ripeto, non lo uso perché a latto, quindi non voglio mettere prodotti che possono far male alla mia piccolina, e non lo uso d'inverno comunque perché ho il problema della sensibilità alle unghie, per cui insomma non ho, vedete già si è asciugato per cui insomma non lo utilizzo per questo, ma lo utilizzerò sicuramente ancora in futuro perché mi piace. Io spero che questa recensione vi sia stata utile, soprattutto a chi ha problemi di unghie che si spezzano, che purtroppo è un problema fastidioso, ma che se non vogliamo fare le ricostruzioni dobbiamo per forza affidarci a prodotti che almeno ci aiutano un pochino, e vi aspetto alla prossima recensione. Vi chiedo scusa se vedete le luci magari un po' non proprio perfettamente buone, oppure se insomma il video non è stato proprio eccellente, ma è un orario insomma non proprio particolarmente indicato per i video, ma purtroppo ho approfittato per poter fare questo video, e vi do un grande bacio, spero veramente di potervi essere ancora utile nelle prossime recensioni, e se volete, avete delle richieste particolari su prodotti insomma che vorreste che io diciamo parli di questi prodotti, quindi vi faccio una recensione sui prodotti, basta che mi lasciate un commentino, io prendo, ovviamente farò contente tutte perché adoro fare le recensioni dei prodotti. Probabilmente farò qualche recensione sul fondotinta o sui fondotinta, non lo so, comunque anche altri prodotti di diciamo di smalti, perché ne sto usando alcuni anche come semi permanenti, anche se adesso non tanto proprio sempre per la questione delle lampade, le unghie, allattamento e cose del genere. E se volete, vi ripeto, basta che mi lasciate un commento, io
farò il possibile per voi. Ragazzi, io vi mando un grosso bacio e vi ringrazio ancora per il tempo che dedicate a guardare i video, e ci vediamo alla prossima, ragazzi, un bacio.